Ciao a tutti, oggi una ricetta facile facile che si prepara in pochissimo tempo. Cominciamo con il burro che deve essere morbido, quindi tenetelo a temperatura ambiente per almeno un'oretta. Lo lavoriamo con le scorze degli agrumi, io qui non le ho messe perché non le avevo. Comunque mettete la scorza d'arancia e lo zucchero, potete usare sia quello bianco che quello di canna. Lavoriamo con le fruste elettriche fino a ottenere un composto spumoso. A questo punto aggiungiamo anche l'uovo e lavoriamo un pochino con le fruste, ma giusto per amalgamare gli ingredienti, non serve montare ulteriormente il composto. Quindi lo lavoriamo per qualche secondo, giusto il tempo che venga assorbito, e poi uniamo tutte le polveri che abbiamo precedentemente setacciato per 2 volte, quindi la farina, il lievito, il bicarbonato e il sale. Uniamo il composto di polveri al burro e all'uovo. E giriamo con un cucchiaio. Lavoriamo in modo che la farina venga assorbita dal composto, come per fare una frolla. Per questo lavoriamo all'inizio con un cucchiaio per evitare di riscaldare troppo il burro. Quindi all'inizio lavoriamo per compattare un pochino il tutto e poi se serve ci aiutiamo con le mani. Lavoriamo quindi un attimino con le mani, giusto per far assorbire quel poco di farina che non è stata assorbita dal burro. Aggiungiamo adesso il cioccolato fondente. Io non avevo le gocce di cioccolato e quindi ho usato del cioccolato fondente tagliato con il coltello, che forse mi piace anche di più. Voi se volete usare le gocce di cioccolato usate quelle, non cambia. Non aumentate la dose di cioccolato pensando che vengano dei biscotti più buoni, perché il cioccolato all'interno di un impasto attira molto l'acqua. Il cioccolato ha proprio questa caratteristica, quindi se voi aumentate troppo la dose rischiate poi di avere dei biscotti troppo secchi. E questo vale anche se fate del pane al cioccolato o delle brioche al cioccolato. Più aumentate la dose di cioccolato fondente all'interno e più l'impasto tenderà a seccarsi. Quindi compattiamo la nostra frolla sul piano di lavoro e ci creiamo 2 filoncini dal diametro di circa 3 cm. Se volete farli più grandi, fateli più grandi, ma io volevo riprodurre i ciocchini, quei biscotti del Mulino Bianco e quindi ho cercato più o meno di mantenere quelle dimensioni. Facciamo il nostro rotolino. E poi lo copriamo con la pellicola e lo mettiamo in congelatore o in frigorifero per almeno un'ora, in congelatore 20 minuti, in modo che poi quando andremo a tagliare le nostre fette saranno belle definite. Copriamo, lisciamo un pochino la parte in modo che sia un rotolo abbastanza preciso e mettiamo a riposare al fresco. Dopodiché vedete che il mio è congelato, il rotolo, tagliamo delle fette con un coltello a lama liscia, non seghettato, tagliamo queste fette di circa 1,5 cm di spessore. Vi dico di essere precisi con le misure più che altro per quanto riguarda la cottura, perché io vi do le indicazioni per queste dimensioni di biscotti, perché se li fate più grandi o più piccoli ovviamente cambiano anche i tempi di cottura. Quindi ci tagliamo le nostre fette di biscotti, le mettiamo sulla teglia con carta da forno, se avete i tappetini di silicone vanno bene, e inforniamo a 200 gradi per 13 minuti con lo sportello chiuso e poi per 2 minuti con lo sportello aperto. Ed ecco i nostri biscotti pronti. Lasciateli raffreddare qualche minuto sulla teglia, perché se sono troppo caldi c'è il rischio che si rompano se li prendete in mano, e poi li mettete a raffreddare su una griglia. Una volta che sono completamente freddi, li mettete in un sacchetto chiuso ermeticamente in modo che mantengano tutta la loro fragranza. Come avete sentito, sono super croccanti e friabili. Se volete, i rotolini, una volta che li avete formati, li potete lasciare in congelatore e poi tagliare le fette e infornarle quando vi servono. Ciao a tutti e un bacio!